Mi chiamo Violetta. Violetta Valerie. Ma sa che c'è? Sono una prostituta, una cortigiana, una escort. Alfredo è nobile e la nostra relazione gli stava rovinando la vita. Nessuno più voleva sposare sua sorella. E non è tutto. Ho la tisi. Sono stanca. Jessica, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova diretta. Stasera ho il piacere e l'onore di intervistare una giovane cantante proveniente da un progetto molto molto interessante e secondo me anche molto costruttivo, perché consente agli artisti, ai giovani artisti, di formarsi e poi di lavorare, quindi fare esperienza di lavoro vero e proprio. Di cosa sto parlando? Noi abbiamo già sentito parlare della fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, perché abbiamo avuto già tre artisti, tre cantanti ospiti qui ad Opera Classica. Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma forma dei giovani artisti in tutti i settori dello spettacolo, dalla regia appunto al canto, ed è importante perché questi ragazzi hanno un percorso che dalla formazione passano poi sul palco e fanno esperienza del palcoscenico. Infatti alcuni dei cantanti, cioè i cantanti che io ho intervistato qualche settimana fa, hanno poi preso parte per esempio alla Traviata, al film opera di Traviata, e quindi hanno partecipato a quella produzione. Ma non è l'unico progetto. Se voi andate sui social di Fabbrica, del Teatro dell'Opera di Roma, vedrete quante attività ci sono e quanto lavoro fanno, che è interessantissimo e anche di alto livello, molto molto interessante. Quindi io credo che sia un progetto. Voi avete, se avete seguito qualche diretta, ciao Cesare, benvenuto. Ah, saluto Cesare, ma saluto anche tutti quelli che si collegheranno durante l'intervista. Se qualcuno ha seguito anche le dirette precedenti, sa quanta stima io ho espresso per il lavoro che sta facendo in questo periodo così difficile il Teatro dell'Opera di Roma, perché secondo me è vero. Una bella produzione, insomma, corposa, ricca di eventi interessantissimi e di qualità. E poi è molto bello che si dia la possibilità ai giovani cantanti che hanno delle qualità, hanno la voglia di fare, sono appassionati, di potersi esprimere, perché molto spesso tutto questo non avviene. Invece Fabbrica dà proprio queste possibilità ai ragazzi e quindi è davvero un bellissimo progetto. Io vedo che Marianna si è collegata, quindi vado a chiamarla e chiacchieriamo un po' insieme. La chiamata avviata, speriamo che non ci siano problemi di collegamento. Eccoci qui. Ciao! Ciao Marianna, benvenuta ad Opera Classica. Grazie, grazie mille. Come stai? Grazie per l'intervista. Ti devo dire, è la mia prima intervista, quindi sono un po' emozionata. Mi fa piacere che tu l'abbia concessa ad Opera Classica, per me è un grande piacere perché ho avuto modo di ammirarti proprio come stavo raccontando prima di chiamarti attraverso appunto le produzioni di Fabbrica, e quindi davvero hai un talento enorme e sono contenta che mi hai fatto emozionare. Poi dopo ne parliamo perché ci sarà una domanda a proposito di queste emozioni che mi hai suscitato. E appunto io ti faccio i miei più sinceri complimenti e ti ringrazio di aver scelto Opera Classica, che tra l'altro io do sempre molto spazio ai ragazzi, ai giovani, delle new generation del mondo dell'opera, e sono un'appassionata, quindi per me è veramente un enorme piacere quello che tu mi hai detto. Grazie. Grazie, è un piacere per me. Allora, Marianna, tu sei giovanissima e ti chiedo come hai scoperto di avere questa bellissima voce da soprano e come hai capito che poi la musica era la tua strada. Diciamo che non c'è un inizio, nel senso che io sono nata, cioè non ricordo un inizio, nel senso che sono nata con questa passione per la musica. Non sono figlia d'arte. E solo mia madre faceva parte di un coro amatoriale,
E mia madre mi racconta sempre che quando ero piccola le chiesi di comprarmi il CD della Callas. Ora non so dove io l'avessi vista la Callas, però e lei insomma rimase stupita perché insomma una richiesta da una bambina non è esattamente, cioè non è il giocattolo, ecco. Sì. E poi l'altra cosa è che, per esempio, appunto mia madre andava in questo coro amatoriale e siccome io non volevo staccarmi da lei, andavo con lei alle prove e mi addormentavo perché erano le prove serali. Quindi forse dormendo qualcosa è successo. Ha incamerato, insomma. Sì. E la tua famiglia che dice poi di questa scelta? Non è stato facile, devo dire che mio padre, diciamo, l'ha accolta con molto entusiasmo, anche perché appunto io fin da piccola cantavo per natura e anche il fatto probabilmente di sentire questi CD un po' assimilavo il modo di cantare. Per mia madre è stato un po' più difficile capire che volessi fare solo questo della mia vita. Però poi alla fine, diciamo, ha accettato, ha capito e comunque mi supportano entrambi. Ok, bravi. E poi la voce da soprano l'hai scoperta magari andando, non so, a lezione, hai seguito, perché ho visto che hai un bel percorso di studi anche corposo, insomma, quindi come l'hai scoperto poi che era proprio il registro sopranile? Vabbè, prima di tutto perché io quando cantavo, cantavo arie da piccola, cantavo arie da soprano. E poi sono andata a lezione, mi sono fatta sentire da tante, mia madre mi ha fatto sentire in realtà da tante persone, però siccome ero molto piccola mi dicevano aspetta perché crescendo con lo sviluppo potrebbero cambiare le cose, insomma. E poi ho iniziato a prendere qualche lezione di canto a 17 anni, per gioco più che altro, perché diciamo lì ancora diciamo, non sapevo se volessi fare solo quello nella mia vita. E poi ho deciso Sì. a 17 anni, sì. E quindi un po' il tuo percorso, se puoi dirci le varie tappe del tuo percorso di studi. Sì, allora io sono nata a Bari, quindi ho iniziato a Bari. In realtà ho iniziato suonando il pianoforte, quindi ho iniziato il mio percorso con il pianoforte. Poi, dopo il diploma delle scuole superiori, sono andata a vivere a Milano e ho continuato i miei studi, al Conservatorio di Milano. Quindi mi sono diplomata in pianoforte e in canto lì. Dopodiché ho deciso che volevo andare all'estero e ho provato a fare l'audizione per il Centre Placido Domingo, che adesso ha cambiato nome, però è diciamo, l'accademia, una scuola di perfezionamento all'interno del Palau de les Arts di Valencia. E lì sono rimasta 2 anni. Ecco. Lì, diciamo, il percorso è di un anno, poi volendo uno si può rifare il concorso e con la durata massima di 2 anni. E quindi io lì ho avuto poi di fatto le mie esperienze, prime esperienze in teatri, cioè nel teatro proprio. E, diciamo, ricordo con grande affetto e la produzione di Peter Grimes, dove io facevo la seconda Nis, è stata veramente una produzione bellissima. E poi in realtà sono rimasta incinta, quindi intanto è nato un pargolo, e poi ho provato a fare questo. Diciamo l'audizione qui al Teatro dell'Opera ed è andata bene e quindi adesso sono qua. Tu però hai seguito anche delle masterclass Sì, con una molte. signora che si chiama Raina Kabaivanska, Sì, 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 sì. ecco, oppure con la Scotto, insomma. L'ascolto. Ecco.
di queste masterclass, ovviamente io ti chiedo in generale se ci sono maestri che tu porti ancora con te, proprio come formazione tua personale, anche umana, e poi ovviamente ti chiedo di queste masterclass, cioè lì che esperienze sono state, che insegnamenti hai tratto che oggi ti ritrovi fortemente presenti nella tua carriera, che le tieni sempre come must, insomma, da seguire. Allora, diciamo, la mia prima masterclass è stata con la signora Scotto. È stato l'ultimo anno in cui lei faceva l'opera studio qui a Roma all'Accademia di Santa Cecilia. E, diciamo, l'amore è nato un amore spassionato per lei, perché nonostante fosse, comunque, avesse la sua età e non, diciamo, non cantasse più, nel momento in cui accennava delle frasi era una maga, una capacità di dire le parole e di attirare l'attenzione, che secondo me è una dote che hanno pochissime persone. È magnetica, è veramente magnetica. E quindi io, diciamo, mi ricordo che mi fece cantare al concerto finale l'aria del pirata, e lei mi spiegava come riempire, diciamo, tutta la parte pianistica, che poi sarebbe quella orchestrale, ovviamente. E mi fece un esempio, fece due movimenti, ma fu una cosa che io rimasi con i brividi. È veramente, è indescrivibile, se lo cioè, descriverlo è impossibile, perché bisognerebbe viverlo. E da lì è nato proprio un amore per lei. E poi l'ho rincontrata dopo tanti anni a Savona, e anche lì, insomma, abbiamo lavorato. È stato veramente, sono fortunata ad aver avuto la possibilità di incontrarla. E poi con la Cava in Vasca, invece, l'esperienza è stata all'Accademia Chigiana, e anche lì sono stata davvero fortunata, perché pure lei, per esempio, danno, diciamo, delle nozioni di interpretazione più che tecniche, ovviamente. E nel momento in cui ti fanno l'esempio, bisogna cercare di cogliere la modalità in cui l'hanno fatto. Cioè, non so se sono chiara. Loro ti spiegano, ovviamente, la musica o il fraseggio, per dire, facendotelo loro, ovviamente, perché loro l'hanno fatto. E capire qual è la fiamma che accende quel tipo di modo di dire le cose o di cantarle. E poi, insomma, la Cava in Vasca è molto simpatica, una signora veramente allegra, piena di energie. È stato molto divertente lì, incontrarla. Io ti faccio una domanda di mia curiosità, insomma, osservando un po' i tuoi video. Io purtroppo non ti ho mai visto live, insomma, spero presto di poter gioire della tua arte dal vivo. Ho Spero anch'io. visto alcuni tuoi video che ho trovato sui social, insomma, e mi ha colpito moltissimo. Una cosa che non sempre si vede, magari in artisti così giovani, ma anche in quelli più navigati, una capacità, la voce è bellissima, ok? Ma una capacità attoriale di recitazione molto molto profonda, soprattutto nei tuoi occhi. Io ti chiedo, secondo te, cioè dal tuo punto di vista, perché sei, appunto, tu sola puoi saperlo, è una tua dote innata o oppure hai imparato queste cose magari attraverso, non so, dei corsi, dei particolari insegnamenti, perché è sconvolgente il tuo sguardo, credimi. Mi prendo anche in giro per questa cosa. È così? Mi sono sbagliato o è così? Penso di sì, no, nel senso, no, allora, penso che ci sia una dote naturale, perché è una predisposizione. Cioè, io noto che comunque anche quando lavoro su dei personaggi, in automatico, sento una corrispondenza a livello visivo proprio. E anche, per esempio, io lavoro molto per immagini, quindi può anche essere questo.
Quindi una dote sicuramente naturale, però devo dire che sono fortunata perché sono supportata e aiutata da persone che, diciamo, io ritengo molto valorose. Prima di tutto la mia prima insegnante di canto, che è stata Emanuela Kuster, che è un mezzo soprano, e lei ha un talento spaventoso a livello attoriale, è una cosa, diciamo, che per me è sempre di ispirazione. Quindi lei mi aiuta a canalizzare questa qualità, ecco. E poi, per esempio, diciamo, negli ultimi lavori fatti con Fabrica, ovviamente di grande aiuto è stata Giulia Randazzo, che è la nostra... Ciao Giulia, se ci sei! che è la nostra regista, che quindi, diciamo, mi aiuta nella mia ricerca dei personaggi, del contesto, dell'aria. Lei veramente mi ha aiutato tantissimo, quindi tutte e due le cose. Ok, io tra l'altro poi dopo non voglio anticipare nulla sulle domande, però ti dico questa sensazione che ho avuto, perché io ti ho conosciuta in un modo particolare, che dopo diremo, e praticamente la tua voce, perché è di voce che si trattava, poi dopo faremo capire tutto al pubblico, ho avuto cioè ti entra nell'anima, anche perché tu reciti anche attraverso la voce. La tua voce mi è rimasta nelle orecchie impressa per giorni. Quando poi ho scoperto, poi dopo spiegheremo tutto, tu chi eri, e ho visto anche il tuo volto, oltre che sentito la tua voce, i tuoi occhi hanno un qualcosa che va oltre il canto. Cioè è come se tu avessi interiorizzato il personaggio, ma in maniera tale che Marianna in quel momento c'è, ma non c'è solo Marianna. Io ho avuto questa sensazione. Cioè se tu reciti Violetta, sei Violetta in quel momento, e ci riesci non soltanto con la voce, che è appunto quello è il tuo lavoro principale, ma anche con gli occhi, proprio nei tuoi occhi c'è qualcosa che va oltre. Ed è un qualcosa di, cioè, impressionante. Io grazie, perché... le emozioni! Ed è stato, sì, veramente pazzesco, perché poi in questi video che ho visto, che dopo diremo anche al pubblico, c'è proprio, bravissima la regia, appunto, dei primi piani sui tuoi occhi, e tu recitavi anche con gli occhi, cioè un po' come facevano nel cinema muto, i tuoi occhi recitavano. È un qualcosa di... cioè, anche se tu eri muta, perché tu stavi recitando prosa in quel video, i tuoi occhi parlavano e si percepiva lo stato d'animo. Ecco, io non so tu come faccia, però sei meravigliosa. Cioè, sei un'artista completa. Io sono... Tu mi hai sconvolto! No, vabbè, non esageriamo, per favore. Sì. Grazie, no, veramente mi sono in imbarazzo perché... no, figura. Sentivo di volertelo dire, perché secondo me è bello quando un artista riesce a dare, sei completa, perché nella recitazione, nel canto, cioè veramente complimenti. Io sentivo di dovertelo dire perché lo meriti, cioè è giusto che tu lo sappia. Anzi, penso che possa essere benzina per voi, energia, un complimento di questo tipo. Infatti, guarda, rincuora sono contenta tantissimo, perché diciamo, questo mestiere non è facile per molti aspetti, sia quelli, diciamo, esterni, ovviamente, dell'ambiente, che personali. E quindi il fatto di riuscire ad arrivare a chi ci ascolta e chi ci vede è la cosa fondamentale, perché sennò perde di senso quello che facciamo. Infatti. E quindi, diciamo, il fatto che tu mi dica questo è veramente gratificante. Sì. Cioè, significa che gli sforzi che ho fatto, ma che facciamo tutti,
valgono la pena, cioè vale la pena farlo, ecco. Sì, quindi sì, veramente no. Grazie. Figurati, figurati, sentivo di doverlo dire perché veramente è una bella esperienza vederti all'opera. Quindi assolutamente, almeno ti ho detto le mie emozioni e sono state anche fonti di grande riflessione, perché se tu in quello sguardo sei riuscita a dare tutta l'interiorità di un personaggio complicato come per esempio Violetta Valéry, ovviamente nella tua voce, perché quello ovviamente è il tuo punto più importante nel tuo mestiere, ma ci sei riuscita poi anche con la recitazione, con quello sguardo, io credo che la tua missione è proprio, cioè, sei nel percorso che veramente può portare tanto alle persone, ed è bellissimo, perché perciò dicevo, hai studiato un modo pure per te, perché veramente è qualcosa di impressionante, tu con gli occhi reciti, cioè, in una maniera pazzesca, e riesci a dare delle emozioni enormi, cioè, magari, non so, pensavo avevi già fatto anche un teatro di prosa, non so, era particolare. No, no, teatro proprio no. Non, ok, quindi no, è proprio mi è sempre piaciuto, questo sì, mi è sempre piaciuto, sì. Però no, recitazione proprio non... Quindi forse è proprio un modo tuo di interiorizzare i personaggi. Sì, sì, è un modo mio e ripeto, sono supportata da persone che, ecco, che capiscono come canalizzare questo, questa mia passione. Ma tu per esempio, come quando per esempio studi Violetta della Traviata, come ti approcci al personaggio? Cosa cerchi di capire per poi renderlo in maniera così forte? Vabbè, prima di tutto si legge la storia, ovviamente. Si cerca di leggere la fonte, si cerca, diciamo in teoria si dovrebbe, però vabbè, perché poi dalla fonte magari uno coglie delle sfumature che nello spartito ci sono ma non sono così evidenti, oppure riesce a coglierle proprio perché sono scritte ma magari non magari uno a una prima vista non le coglie, invece è bellissimo quando si riscontra sullo spartito la maniera in cui voleva il compositore dire quella parola o quella frase. Questa è una cosa che proprio mi entusiasma quando riesco a capirlo. Quindi questo. E dopodiché cerco di trovare, una volta che mi sono fatta, diciamo, più o meno un pensiero, a parte il fatto che inizio a chiedere agli esperti aiuto, ma sostanzialmente cerco di prendere dall'arte, per esempio dall'arte visiva, dai film, da altri libri, o anche semplicemente andando a una mostra, a un museo, anche che non c'entra niente ovviamente con quel tipo di argomento, trovare qualcosa che visivamente mi ispira e mi aiuta a dare una forma a quel personaggio. Ecco. Quindi attingo alle altre arti sostanzialmente per vestirmi di quel personaggio. Okay. E anche diciamo banalmente, tra virgolette, anche dalle notizie di cronaca. Ecco. Ok. E soprattutto, purtroppo, i personaggi tragici in realtà sono molto vicini a quello che succede nel mondo al giorno d'oggi. Quindi anche lì. Certo, sì. Quindi uno studio proprio complesso e poliedrico sul personaggio. Sì, è anche lento, cioè nel senso che non è una cosa che si fa da un giorno all'altro. È anche vero che uno stesso personaggio cambia nel tempo, perché sì, noi cambiamo e di conseguenza fare lo stesso personaggio sempre nella stessa maniera almeno a me non funziona. Quindi dopo un po' di tempo devo comunque trovare qualcos'altro che mi interiorizza qualcosa in più. Ok. Sì. Sì. Quindi è sempre in continuo divenire un personaggio, non è mai statico, insomma. È sempre un personaggio dinamico.
che si può modellare proprio anche sulla società attuale. Questo assolutamente sì. Questo penso che sia una cosa fondamentale, perché se no non già il linguaggio dell'opera non è un linguaggio ovviamente che noi usiamo adesso. Quindi bisogna cercare, almeno io penso che bisogna cercare di avvicinarci il più possibile al pubblico e al pubblico che ha in quel momento. Quindi anche solo avere una fonte di ispirazione attuale. Comunque aiuta, secondo me. Poi forse mi sbaglio, però Ok, tu hai vinto sia per pianoforte, come ci hai accennato prima, che per voce molti premi e concorsi. Ecco, se ti fa piacere di raccontare qualche esperienza che magari ti ricordi, dove c'è magari qualche aneddoto particolare, carino che hai vissuto, e magari dici se queste vittorie sono state poi importanti per la tua carriera, insomma, anche a livello proprio personale, oltre che professionale. Cosa hai provato? Allora, vabbè, per i concorsi di pianoforte io ero più piccola, e in realtà a me non, diciamo, non mi, l'ansia del concorso a me non piace molto, però è comunque una cosa che fa parte del percorso. E quindi fin da piccola, diciamo, non è che amassi molto stare in tensione per andare lì a suonare, però da piccola forse uno è anche un po' più spensierato, un po' più incosciente, però con l'incoscienza buona, ecco. Diciamo di quelle esperienze mi ricordo proprio che quando poi iniziavo a suonare a me piaceva perché come se mi richiudessi in una bolla e c'ero solo io al pianoforte. E quindi non mi ricordo un'esperienza particolare, mi ricordo questa sensazione. Poi, infatti, diciamo, man mano che sono cresciuta non ho fatto più concorsi di pianoforte. E invece, per quanto riguarda il canto, io ho vinto il concorso Valerio Gentile quando ero incinta. Ero incinta, mi pare, al quinto mese e per me è stato molto importante perché diciamo, è stato un periodo in cui io non sapevo se avrei voluto continuare, se avrei potuto continuare. E, vabbè, insomma, quando si è incinta sorgono tante domande su molti aspetti. E io andai a questo concorso anche, diciamo, senza nessuna aspettativa. Poi devo dire che la gravidanza a me mi ha dato tantissima forza. Il fatto di avere un bambino in grembo mi dava un'energia, una forza indescrivibile. È stata veramente una bellissima esperienza. E quindi feci questo concorso e diciamo, feci la finale, ma diciamo, non mi aspettavo minimamente di vincerlo. Infatti, diciamo, il terzo premio era, diciamo, il nome di altre persone. Secondo premio, ho detto, vabbè, il primo premio, immagino che sia un'altra persona. Mi ero immaginato un'altra persona. Quando hanno chiamato me, la prima cosa che ho pensato è che avessero sbagliato. cioè, ho detto, ma è sicuro che hanno chiamato me? Quindi, no, sì, hanno chiamato te, mi hanno buttato fuori sul palcoscenico. E niente, quindi quella è stata un'esperienza che mi ha aiutato ad avere più fiducia in me stessa e anche di provare almeno a continuare a coltivare la mia passione. E ecco, Passione. adesso sono qua, quindi. Infatti, brava, brava. Quindi, Marianna, qual è un po' il tuo repertorio attuale? Il mio repertorio attuale è prevalentemente bel canto, Mozart, il Settecento. Diciamo, non vado oltre il bel canto adesso.
Anche perché sinceramente mi trovo molto comoda e quindi diciamo sto affrontando il repertorio bel cantistico con molta passione, mi piace molto. Ok. Per il momento sono qua, poi vediamo cosa succede. E come ruoli che hai già debuttato, magari se ti ricordi in quale teatri? Sì, allora, dunque, vabbè, io ho cantato prevalentemente a Valencia, perché lì abbiamo avuto varie possibilità. Ricordo con piacere, come ti dicevo prima, Peter Grimes, c'era Kunde, e poi c'erano molti artisti internazionali inglesi, per cui diciamo è stato veramente come aprire una finestra sul mondo. E poi ho debuttato anche Miss Jessel di Turn of the Screw. Diciamo che con Britten mi trovo bene, ci trovo d'accordo. E poi abbiamo avuto questa bellissima esperienza, diciamo che poi in realtà è presente anche qui in Italia, di fare, diciamo, Bastiano e Bastiana, sarebbe di Mozart, nel camion, girando per i paesi. E quella, per esempio, è stata un'esperienza che mi è servita molto. Uno, perché è un personaggio completamente diverso da quello che faccio di solito, e sono ragazzini, è un'opera leggera, poi era piena di gag, quindi far ridere il pubblico è difficile, non è facile. Vero. Cioè, bisogna avere la tempistica giusta nel fare le gag e anche rifarle tante volte, a volte diventa meccanico, quindi non fa più ridere. Quindi bisogna essere sempre freschi, ecco così. E quindi quella per me è stata un'esperienza molto utile, perché appunto era completamente nuova, e soprattutto ci si trova davanti a un pubblico non abituato ad andare all'opera e partecipe. Estremamente partecipa, infatti a volte c'erano anche dei bambini che interagivano con noi, tra Ah, dai. l'altro in valenziano, perché ovviamente noi andavamo nei paesi intorno a Valencia dove parlano il valenziano, che non è una lingua così facile da capire, quindi era anche difficile interagire, cioè avere quello spirito per avere quella risposta giusta o quella reazione giusta. Queste sono le cose che diciamo ricordo con più entusiasmo, e poi qui diciamo ci sarebbero state delle opportunità, però insomma ovviamente sappiamo com'è andata, e adesso vediamo che cosa succede da ora in poi. Sì. Tu hai cantato anche da solista, se non sbaglio. Sì. Sì, e che qualche esperienza, insomma, ecco, cantare da solista, insomma, che esperienza è calcare il palco e avere questa responsabilità, insomma, da solista? È una sensazione è un mix di emozioni tra, diciamo, l'ansia da prestazione, ovviamente. E poi anche la concentrazione, perché poi Certo. comunque uno si deve concentrare su quello che sta facendo, non può dare poi spazio a così tante paure. E poi comunque l'entusiasmo anche, perché se non c'è quello non ne vale la pena. Quella forza che ti dice: ok, vado, Vado, e mi ok. lancio. Sì. Marianna, tu
Come ci hai già detto, fai parte di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, che è una sorta di gymnasium, diciamo, di formazione per voi giovani artisti, che la cosa interessante vi consente anche di lavorare.
E questa è la cosa bellissima, insomma, vi forma e vi permette anche di lavorare. Io ti chiedo come sei arrivata poi a Fabbrica e quali sono un po' le, diciamo, l'organizzazione, come ti trovi, insomma, cosa fai, qual è la tua giornata tipo in Fabbrica? Ok, allora, io qui in Fabbrica appunto ci sono arrivata dopo la gravidanza, e anche lì è stato un banco di prova, perché ho detto provo, vediamo che cosa succede, ed è andata bene. E quindi, diciamo, questa è stata un'altra spinta che mi ha aiutato appunto a dire ok, vado avanti. Sì. E qui, allora, il percorso è variegato, è più o meno, è simile, ma non è uguale per tutti, dipende dal percorso di ognuno, e questa è una cosa molto bella, io penso, perché appunto ognuno di noi fa un percorso diverso. E quindi io, per esempio, quando vengo qua ho lezione, abbiamo la possibilità di fare lezione con i maestri del teatro, che appunto sono persone che, vedendo girare tanti direttori d'orchestra, tanti artisti, sanno ovviamente dare delle indicazioni che sono anche storiche, quindi è molto bello questo. Anche perché maestri, diciamo, i veri maestri sono difficilissimi da trovare, cioè maestri che hanno anche un bagaglio storico vissuto proprio. Sì, sì. Questo, poi abbiamo lezioni di tecnica con la maestra Lamanda, e viene anche il maestro Tello Visconti. E quindi, diciamo, ovviamente con Visconti facciamo repertorio, quindi o lavoriamo delle arie che dobbiamo presentare, un concerto, un'audizione, un concorso, o meglio ancora quando prepariamo dei personaggi, cioè dei ruoli. E poi c'è la nostra responsabile, Eleonora Pacetti, che è eclettica, nel senso che in base al lavoro che ognuno sta facendo, ci indica gli aspetti da migliorare, che possono variare dalla parte attoriale alla parte tecnica, alla parte psicologica anche. E poi abbiamo la possibilità anche di incontrare, sì, di lavorare sull'aspetto attoriale con Giulia Randazzo, che un gioiello, dire, una santa e temeraria, nel senso che ci aiuta, per esempio, non solo a lavorare sul fisico. Per esempio, quando uno deve cantare un'audizione o in un concorso. E l'ideale sarebbe far capire a chi ci ascolta che sappiamo che cosa stiamo cantando, okay, senza però cadere nella, come posso dire, cioè fare una scena vera e propria senza essere in teatro con la scenografia è un po' pericoloso, può diventare eccessivo, ecco. Okay. Riuscire a capire qual è l'equilibrio giusto nell'ambito ovviamente delle audizioni e dei concorsi, ovvio, certo, che il campo scenico con l'orchestra, la scenografia e la regia è un'altra storia, certo. E questo poi ovviamente si studia. Beh, sempre, sempre. E poi appunto adesso, prima un po' meno, però adesso abbiamo la possibilità di ascoltare le musicali, noi abbiamo il nostro loggione qui, possiamo ascoltare le prove quando sono venuti dei cantanti famosi, abbiamo avuto la possibilità di ascoltarli,
E questo, per esempio, per noi è importantissimo perché vediamo anche come persone che sono diciamo, all'apice della carriera, come affrontano le prove, come cantano ovviamente diciamo, quel personaggio, sia a livello musicale che a livello attoriale. Sì, io ho visto un po' di video, c'era Jussi Fejvalov, Samir Pirgu, insomma, tanti artisti della scena internazionale dell'opera lirica. Sì, è stato. Beh, poi quando hanno girato Traviata era veramente. A parte il fatto che il teatro si è trasformato, cioè Bello, all'interno. Purtroppo non si poteva accedere a tutto perché c'era già tanta gente, quindi non. So, ovviamente per questioni di sicurezza non potevamo. Però almeno alle prime prove io diciamo qualche volta mi sono intrufolata, sì, però alle prime prove, anche lì è illuminante, cioè un cantante famoso che può piacere o non piacere, ma in ogni caso impari moltissimo ascoltando. Sì, accende un riflettore comunque. Sì. Sì. A proposito di riflettori, tu sei stata, ecco, così adesso iniziamo a sciogliere i misteri di prima della tua voce. Allora, tu sei stata protagonista di una pubblicità per una importante banca italiana che porta la regia di Ferzan Özpetek, dove tu hai prestato la tua voce a un'attrice che interpretava appunto il soprano in scena. Ecco. Come si è arrivata appunto ad essere la voce, diciamo così, di Özpetek in questa pubblicità e appunto che esperienza è stata cantare, però senza essere vista poi dal pubblico, insomma, un po' questa esperienza così particolare. Tu canti un Amami Alfredo sottile ma molto molto intenso, proprio nel tuo stile, secondo me, perché tu sei veramente intensa e appassionata. Come raccontaci un po' di questa esperienza, come ti è capitata, insomma. È capitata per caso, nel senso che Eleonora, la nostra responsabile, mi ha chiesto se volessi prestare la voce per questa pubblicità. Ed è stata una proposta che diciamo, mi ha lasciato sinceramente ero spiazzata perché è fuori dai nostri canoni, ovviamente. Certo. Però io ho accettato con molta curiosità. Sì. Sinceramente ero molto curiosa di vedere che cosa avrei dovuto fare, ecco. Cosa mi avrebbero chiesto. E quindi poi ho incontrato colui che ha fatto l'arrangiamento musicale, che appunto all'inizio lui mi ha chiesto di canticchiare il tema di Amame Alfredo. Quindi, sì, che diciamo io mi auguro di cantare un giorno. Spero di poterti applaudire dal vivo, dai. E quindi ho detto no, ma cantala come se fossi a casa, cioè senza impostazione, ecco. E quindi cioè io all'inizio ero un po' insomma, Succedendo. esatto, però poi una volta che diciamo mi sono lasciata andare, ho detto vabbè, e quindi è stato molto divertente. Ovviamente abbiamo fatto tante, tante prove. Però è stata un'esperienza divertente, cioè, e poi comunque insomma mi ha chiesto anche di cantare. Infatti nella pubblicità in TV c'è una versione tagliata ovviamente per questione di tempo. Nella versione integrale si sente la parte in cui canticchio, diciamo, Sì. il tema e poi la parte cantata. Sì, è E quindi vero. insomma mi sono lasciata andare. Tu ti risenti in televisione, in pubblicità, dici, che esperienza anche particolare, insomma, Sì, immagino.
Sì, è un'esperienza diversa. Poi, insomma, adesso in questo periodo ci siamo dovuti un po' tutti reinventare. Sì. E la televisione e i social sono stati il mezzo di trasmissione del nostro lavoro. Sì. Infatti, diciamo, c'è stata anche l'esperienza di Farnese Suite, che è andata in onda su Rai 5, perché in realtà su Rai 5 è andata in onda una parte tagliata, cioè una versione ridotta, sempre ovviamente per questioni di tempo, anche con un nome leggermente diverso, mi pare Opera in Ambasciata. Esatto. Sì, l'ambasciata tra Roma e Parigi, sì. E invece la versione integrale verrà messa, non sappiamo quando, però verrà messa sul canale YouTube del Teatro dell'Opera e lì ci siamo tutti. Tutti, ok, bello. Ok, sì. Infatti io ti volevo chiedere, beh, a parte la pubblicità, comunque bellissima, poi tra l'altro Özpetek con la sua eleganza che lo contraddistingue, ha ripreso anche un po' la tematica della difficoltà dei teatri, della difficoltà anche di voi cantanti che salite sul palco, di fronte non c'è nessuno, quindi immagino Esatto. deve essere stato anche molto emozionante e provante per chi si è Sì. in medesimo, insomma. Io da spettatrice sento questa sorta di sofferenza, immagino voi che siete proprio le protagoniste, insomma, a soffrire quel A silenzio. parte, sì, scusami, No. a parte il fatto, diciamo, di finire l'opera o il concerto e non avere gli applausi, a parte questo, comunque nel momento in cui si canta in palcoscenico, almeno per me, una buona parte della buona riuscita di una funzione è l'energia del pubblico. Sì. Cioè, noi sentiamo se il pubblico è partecipe oppure no, e anche capire come eventualmente farlo partecipare nel momento in cui non magari è un pubblico un po' più distratto. Ovviamente uno fa quel che può, però cioè, l'energia del pubblico È è importante. fondamentale. Cioè, sembra una cosa stupida, ma non lo è per niente. Sì, è vero. E quindi si fa più fatica. È vero, è vero. Anche se io lo chiamo il maestrissimo Daniele Gatti, dice che ci percepisce, cioè lui percepisce il pubblico anche attraverso una macchina da presa. Questo tu l'hai percepito? Forse non ho abbastanza esperienza. Sì, però no, io diciamo sono, non lo so, per È me io diverso. l'ho sentita molto di più questa Esatto. l'essenza, sì. Ok. Allora, io un altro evento che ti ha visto protagonista mi ha molto colpito, infatti è quello, adesso sciogliamo tutti i misteri di prima, che mi ha molto colpito, dove appunto il tuo sguardo, la tua recitazione, perché lì tu hai anche cantato un accenno di addio del passato della Traviata e poi hai anche recitato. Quindi in versione prosa. E ti parlo appunto tu l'hai realizzato con Fabbrica per la regia appunto di Giulia Randazzo, Inconfessabile Verdi, una Sì. sorta di confessionale dove i personaggi appunto a cuore proprio nudi, spogliati di tutto, si confessavano. Ecco, quella che esperienza è stata, quanto è stato difficile, perché anche lì tu eri molto molto coinvolta, forse proprio perché tu studi il personaggio proprio nei dei da lì dell'anima, insomma, di un personaggio. È lì che appunto io ho notato il tuo sguardo così forte, proprio una tua immedesimazione nel personaggio. Quella era per il Teatro Reggio di Parma, quella che esperienza è stata? È stata un'esperienza speciale perché, diciamo, a parte il fatto che era passato molto tempo, diciamo, dall'ultima esibizione con un pubblico, e poi Giulia Randazzo, insieme alla scenografa, che vorrei ricordare, che è Giulia Bellè, perché lavorano insieme,
e sono una squadra potentissima, hanno ideato questa performance, perché poi comunque è una performance, in cui si creava una sorta di intimità tra noi che seguivamo recitavamo e che seguivamo dei pezzi di aria del personaggio e chi ci ascoltava. Quindi avevamo un pubblico, anche se era solo una persona, ma cioè anche lì, per esempio, il fatto non è la quantità di gente, cioè può anche essere una sola persona, anzi, forse con una sola persona è più forte perché è lì per te, cioè tu sei lì per quella persona e quella persona è lì per te, quindi è un rapporto più intimo. E quindi è stato molto forte, c'è stata gente che si è emozionata, e anche noi, non lo nascondiamo, ed è stata anche allo stesso tempo divertente perché c'erano anche dei personaggi più freschi, più leggeri, e, diciamo, ci sono stati degli episodi molto divertenti. Sì. La gente non capiva che noi stavamo recitando e quindi partecipava al nostro... Sì. E c'era il nostro tenore che... adesso non ricordo esattamente che cosa facesse, però recitava faceva Rigoletto, e a un certo punto c'era una ragazzina che era lì a sentire, siccome lui ovviamente diceva che amava le donne, così, insomma, a un certo punto questa ragazzina ha pensato che ci stesse veramente provando. È stato veramente divertentissimo perché in realtà lui stava scherzando, cioè non stava scherzando, stava recitando, però sì. Oppure altre persone che, per esempio, c'era Arturo che a un certo punto chiedeva aiuto e le persone veramente volevano dare il cellulare o cioè, volevano dare veramente aiuto. È stato veramente bello. Sì, sì. Molto, molto particolare. E sì. Poi, ovviamente, che ne so, i personaggi più intensi, insomma, gente che si è emozionata, che ovviamente alla fine della performance ci si voleva abbracciare, ma non si poteva. No. E quindi io ho ancora nelle orecchie quella tua frase che dici non ce la faccio più. È bravissima la regia che ti ha inquadrato quegli occhi. Quella tua frase mi ha talmente sconvolta che io ho iniziato delle riflessioni, poi anche facendo un parallelo con la traviata sociale di Gatti e Martone. Perché credimi, da quel tuo sguardo e da quella frase, come tu l'hai detta e come sono state fatte le riprese, si arriva veramente a fare delle riflessioni. Io, per esempio, a me piace molto l'opera Traviata e adoro Verdi. Ho iniziato a pensare, e questa cosa anche di innescare un meccanismo di pensiero e di riflessione, secondo me è importante. Quindi state facendo un lavoro gigante, bellissimo. Io non so, veramente, il Teatro dell'Opera di Roma e Fabbrica stanno aprendo un mondo, secondo me, anche proprio da un punto di vista, non soltanto come Teatro dell'Opera azienda, che è giustissimo, ma proprio come Teatro dell'Opera tempio di emozioni, di sogni, di arte, di cultura, perché il fatto che tu scrosti, ecco, delle emozioni e porti a pensare e ad aprirti nuove, come ha fatto un po' il maestro con la Traviata, con lo spartito originale, insomma, ti ha aperto nuovi mondi. Io credo che i riferimenti culturali di Martone, io credo che state facendo un lavoro enorme, gigante. Io sono convinta che il futuro come, non può che arridervi, assolutamente. Non può essere altrimenti. Io davvero vi ringrazio di quello che state facendo. No, grazie a te che ci dici questo, perché appunto, ti ripeto, è la nostra energia vitale. Assolutamente, anzi io ho i brividi nel dirtelo, quindi, perché sono un tipo molto emotivo e quindi veramente vi ringrazio perché date delle emozioni che
di cui oggi c'è bisogno davvero tanto, per non ridurre tutto a una materialità annichilente. Secondo me quello che voi fate risveglia anche degli aspetti magari emotivi, stati d'animo, di pensiero che si assopiscono poi. Quindi veramente grazie di tutto quello che fate e grazie a interpreti come te che ci mettete il cuore, perché anche quello conta, anche quello conta. Grazie, grazie alla musica, perché ci dà la cosa, cioè senza musica non. Sì, noi ci fondiamo nell'abbraccio della musica. Esatto. Almeno quello non ha bisogno di distanziamenti. Marianna, tu prima ci hai dato qualche piccola anteprima sul progetto Farnese Suite, che è un cineconcerto, chiamiamolo così, con arie d'arte da Berlioz, Bizet, Gounod, Cherubini, Massenet. Ideato dalla nostra Giulia Randazzo, la regista di cui abbiamo anche parlato poc'anzi. Ecco, qui tu hai cantato Medea, se non erro, se ci puoi dire un po', di cosa si tratta, come ti è sembrato questo progetto, com'è stato, com'è andata? Allora, è stato un progetto nato con grandissimo entusiasmo, perché ovviamente era tutto nuovo, almeno per noi cantanti, perché diciamo cantare con la telecamera vicino non è la cosa, diciamo, una cosa che ti capita tutti i giorni, ma almeno non siamo attori televisivi, quindi a noi adesso ci dobbiamo abituare perché mi pare che comunque continuerà così. Sì. Però, vabbè, io personalmente, sempre con tanta curiosità, perché tutto ciò che è nuovo, diciamo, io ho un po' di timore perché magari non sai che cosa ti succede, ma allo stesso tempo grande curiosità, proprio perché non sai che cosa ti succederà. E quindi, abbiamo lavorato veramente tantissimo. Con Giulia, con Giulia Randazzo, diciamo ovviamente direttamente con noi perché abbiamo lavorato il personaggio, ovviamente non solo a livello di testo, a livello di movimento, e anche perché ovviamente le scene, si dovevano plasmare in base alle stanze. Del palazzo, di Palazzo Farnese, che tra l'altro, cioè, cantare immersi nell'arte è una cosa fantastica. E quindi con lei direttamente, Giulia Bellè invece è sempre dietro, è dietro le quinte, ma c'è. C'è. Giulia Bellè non si vede, ma c'è. Sì, però è giusto dire che c'è, perché magari chi non lo sa, lo deve sapere che c'è No, anche lei. sì, perché diciamo, laddove tutta la parte dell'attrezzatura, anche della sicurezza, di quello che si poteva e non si poteva fare all'interno del palazzo, le scene, il materiale, insomma, veramente c'è stato un grandissimo lavoro, supportato ovviamente dalla nostra responsabile, da Eleonora Pacetti, e quindi. È stato un lavoro molto duro anche, perché diciamo ogni giorno ovviamente ci sono, si presentavano delle difficoltà che è ovvio, insomma, è normale che ci siano, e quindi anche aggiustare il tiro giorno per giorno. E personalmente, vabbè, io con Medea non è un personaggio facile. Eh no. Io, vabbè, non ho cantato il ruolo e quindi comunque l'ho vissuta parzialmente, perché quella è un'aria importantissima, però non è come cantare il ruolo, ecco. Penso che cantare il ruolo sia più impegnativo, sicuramente. Sì. Però ho cercato di, ovviamente, di leggere, di studiare anche dai fatti di cronaca, come ti dicevo prima. La situazione, perché l'area di Medea in particolare, in quell'area, è il momento in cui lei è in conflitto con se stessa, per l'amore che ha per i suoi figli, ma allo stesso tempo i suoi figli sono il simbolo, dell'unione con quest'uomo che l'ha,
non solo l'ha tradita, ma ha fatto passare il suo comportamento come una cosa fatta per il suo bene, che ovviamente non è così. E quindi, diciamo, ho cercato di entrare il più possibile nel personaggio, e devo dire che Giulia mi ha anche messo in contatto con Pamela Villoresi, che è un'attrice di grande carriera, che ha fatto tantissime Medea, e anche lei mi raccontava che fare questo ruolo per lei era sconvolgente, perché insomma, diciamo, parlare di uccidere i propri figli è un argomento duro, molto duro, molto. Sì. E quindi è delicato, quindi sì. Diciamo, io ho cercato di entrarci, ma non troppo, non troppo, non okay. Troppo, perché diventa veramente, sì. Se no, sì. Cioè, dobbiamo comunque essere noi stessi, certo. Però cercare di capire diciamo, non il perché, di capire che cosa può portare una persona a una certa decisione, sì. O a una follia. Quindi sicuramente è stato un seme, diciamo, almeno per quanto mi riguarda, è stato l'inizio di un percorso che, diciamo, io mi auguro di cantare un giorno Medea, però allo stesso tempo è un percorso molto delicato, e quindi quando si fanno questi personaggi, a me piace sporcarmi le mani, ok, però appunto bisogna comunque mantenere la giusta equilibrio, sì, l'equilibrio. Sì. Marianna, ma tu in scena ti sei mai emozionata mentre cantavi? Ti è capitato magari anche di piangere? Sì. Ah, sì? Io dico, questo è un problema. E con quale personaggio? Vabbè, come Dea. Medea. Medea è sempre una... è sempre lì al limite. Mi succede molto con Lucrezia Borgia, e infatti, diciamo, quando canto la scena finale, cercare di mantenere il giusto distacco. Sì. Nel senso che io penso che comunque per riuscire a trasmettere un certo tipo di emozione bisogna viverla. Sì. Però non bisogna poi subirla, e questo a volte è quello che succede, o almeno succede a me, che a volte, sì, la subisco e non viene canalizzata. Invece riuscire a essere come un canale di comunicazione, cioè l'emozione ti passa ma non ti travolge, arriva al pubblico, arriva a chi ti sta ascoltando, e lì veramente diciamo si è centrato l'obiettivo, ok. Sì, ma questa forse è una domanda un po' difficile. Cos'è per te la musica? La musica è per me è sempre stata una protezione e una forma di liberazione. Ok. Anche di evasione, diciamo, non lo so, è un po' difficile effettivamente sì. rispondere a questa domanda. Lo so. Sì, una forma di evasione, evasione. In senso, sì. Ok. Ecco, tu come ti vedi in un prossimo futuro? Questa penso che sia più difficile di quanto beh, io
mi auguro di debuttare ruoli nuovi, di conoscere altri colleghi, di imparare dagli altri colleghi, dai maestri. Mi auguro di lavorare con i più grandi direttori, di fare teatro, di cantare. Sì. Diciamo di stare con i piedi sul palcoscenico, perché poi lì in fondo è come che il posto in cui ci troviamo, ci sentiamo a casa. Sì. Questo non ho, diciamo, un'idea precisa, ho un sogno, ecco, un desiderio. Ok. Tra l'altro voi lì a Roma, tra Antonio Pappano e Daniele Gatti, siete proprio in una condizione veramente paradisiaca. Siamo fortunati. Sì, sono due grandi della direzione d'orchestra. Allora, il Teatro dell'Opera di Roma sta lavorando moltissimo, come abbiamo anche detto, insomma, per il teatro digitale. Che sia ovviamente per quello tradizionale, però in questo periodo di pandemia c'è molto anche di teatro digitale, questa costruzione di questo progetto, anche secondo me interessante per il futuro. Infatti, il Teatro dell'Opera ha vinto il premio Abbiati in 2020 per il Barbiere di Siviglia, quindi complimenti. E poi ovviamente ci sono stati anche altri progetti come la Traviata, il film Opera di Mattone Gatti, e poi ci sono anche altre cose che vedremo prossimamente in televisione, ma anche sui social. Ecco, tu cosa ne pensi appunto di questo dell'opera, della musica classica, del balletto in streaming, in televisione e sui social? Che idea ti sei fatta? Diciamo, è nato in una situazione estrema, per cui è stata la via, anzi, siamo stati fortunati ad avere i mezzi tecnologici per poter comunque continuare a fare il nostro lavoro in maniera diversa, però sono stati fondamentali per non stare completamente fermi. E poi, diciamo, questo è anche dà la possibilità a chi non può andare in teatro. Non può andare in teatro perché magari non può fisicamente o non può economicamente, perché purtroppo bisogna dire che a volte, diciamo, è un limite anche quello, Bravo. di poter accedere alla musica, al balletto, all'opera. Diciamo, questo veniva fatto anche prima, non è poi una novità. In realtà, diciamo, i film sull'opera ce ne sono stati in passato, ma questa facilità e anche grande scelta, perché appunto adesso uno può decidere che cosa vedere, quali cantanti, quale direttore d'orchestra, quale regia, quale teatro anche, e quindi dà la possibilità, secondo me, di trovare anche un nuovo pubblico. Quindi io non lo renderei, diciamo, la via unica, ovviamente, No. perché, come ti dicevo prima, per noi il Sì. pubblico è Fondamentale. fondamentale. Però è una delle strade, e soprattutto una cosa non esclude l'altra, ovviamente. Quindi Bravissimo, bravissimo. Sono No, per me ovviamente è una cosa positiva, cioè una Sì. cosa nuova, nuova nella sua, appunto, nella sua facilità di. Condivisione. Esatto. Sì, Marianna, allora siamo giunti al termine dell'intervista. Io ti ringrazio perché è stato un bellissimo percorso, appunto dai tuoi inizi ci hai portato proprio per mano attraverso le tue emozioni, le tue esperienze, insomma la tua professionalità e proprio le tue sensazioni a confronto con la musica. Io prima di salutarci ti chiedo un messaggio e un saluto per gli amici di Opera Classica. Beh, io diciamo spero nel mio piccolo di aver dato qualche informazione o comunque di aver raccontato qualcosa che possa aver aiutato qualcuno.
ecco, di voi, di tutti voi, e anche diciamo di farmi conoscere per quella che sono oltre le foto e i video online. E ringrazio per chi c'è stato e ringrazio soprattutto te per la grande sensibilità e grande partecipazione che hai dei nostri percorsi, delle nostre vite. È davvero molto bello, molto, non mi viene la parola, è come concime. Diciamo, rendi fertile il nostro terreno, ecco. Quindi grazie per questa opportunità e niente, spero di vedervi di persona presto. Speriamo Anche di presto. conoscerti di persona, Anch'io. ecco. Grazie. Io ti ringrazio Giulia che mi ha concesso di conoscerti, perché grazie a lei si è scoperto che eri la voce della pubblicità di Ospedec. Mea culpa, purtroppo non ti conoscevo, però sono No, ma contentissima tra l'altro di non avere. risulta, nel senso non è che è una cosa che risulta da qualche parte diciamo, nel Infatti, corso che ho messo io. disperatamente, perché volevo scoprire quella voce. E guarda, non so come. Giulia, io non conoscevo Giulia, mi ha contattato e ha detto: guarda, mi piace tantissimo l'intervento. È tutto per caso, perciò ti dico che a mal ragione il maestro Luisotti, la musica ci sceglie, non siamo noi. E mi contattò in privato e disse: guarda che, e mi raccontò di te. E io ho scoperto questo gioiello della New Generation dell'opera e sono davvero contenta di averti incontrato nel mio percorso e addirittura di aver avuto l'opportunità di poterti intervistare, perché davvero sei magnifica. Ecco, conservati così, perché non cambiare mai, mai. Quindi Giulia la devo ringraziare perché è lei che mi ha Infatti, permesso ringrazio anche io Giulia, grazie Giulia, se ci sei. di entrare nel tuo percorso. E tra l'altro io avevo già intervistato altri due colleghi di fabbrica, come Rodrigo, Sì. Arturo e Angela, e per me veramente fabbrica così da vicino, questo Zoom così da vicino è stato molto molto costruttivo e emozionante, perché entrare nei vostri percorsi, capire i vostri palpiti, le vostre paure, le vostre speranze, è un modo per far capire che fabbrica è anche questo, oltre che una grande azienda di formazione professionale, è una famiglia, ecco. E Quindi infatti mi sono dimenticata di citare i nostri maestri, diciamo, i ragazzi che ci accompagnano nelle lezioni, che aspirano a essere appunto maestri accompagnatori, che sono Ramon Teobald e Elena Gurina, che non ho per niente citato nell'intervista, ma sono fondamentali per noi e sono veramente come quasi una famiglia, veramente. Qui all'interno delle attività sono sempre presenti. sì, io ho visto anche i vostri social, sono bellissimi, curatissimi. Veramente fabbrica è un bellissimo ambiente, ecco, dove puoi ritrovare proprio le tue emozioni, ti invita a riflettere, invita all'arte, alla cultura, appunto al lavoro che è importantissimo. E lo fa con una delicatezza, un'eleganza e un interesse verso ognuno di voi che almeno dall'esterno, io spero tanto un giorno di poter vedere da vicino queste cose, Sì. e di davvero di grande interesse sia culturale, lavorativo, ma anche proprio dell'anima. Insomma, quindi continuate così. Il Teatro dell'Opera di Roma sta facendo un lavoro bellissimo insieme a Fabbrica e voi artisti siete davvero detto, dei gioielli, delle perle della stessa collana. Quindi continuate così, continuate a brillare in questo modo senza mai abbattervi, anche se mi rendo conto che il periodo è difficile, che possono esserci al di là della pandemia anche delle difficoltà nel percorso, però Sì. sono convinta che questa passione che vi muove e il supporto di professionisti accanto a voi può veramente darvi grandi soddisfazioni come quelle che ti auguro, Marianna. Quindi Grazie. grazie, grazie mille, davvero è stato emozionante intervistarti. Grazie. Grazie. E Ci vediamo grazie anche a presto. speriamo, speriamo. E grazie a tutti gli amici in chat, davvero di cuore. Grazie mille. Ciao a E tutti. un saluto a tutti gli amici di fabbrica, mi raccomando. Certo. Ok? Un Grazie, abbraccio. cambieranno sicuramente. Buona musica e buona salute. Ciao, Ciao. grazie.